Siamo con Simone Rabbi, autore di un gol nella gara contro la Pro Vercelli. Simone, una vittoria importante quella di oggi? Importantissima, perché ci dà la conferma che l'atteggiamento della squadra, l'unione del gruppo che abbiamo avuto in tutte queste partite, nonostante non stessero arrivando i risultati, è la strada per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi è una vittoria che ci dà morale e che ci siamo veramente meritati. È la tua terza rete stagionale, direi che sarei contento anche dal punto di vista personale. Sì, assolutamente. Cerco sempre di non accontentarmi e se mi guardi indietro in qualche occasione avrei potuto fare meglio. Però sono contento di trovarmi qui in questa squadra e che veramente mi sta aiutando a tirare fuori il meglio. Quindi non posso che augurarmi ancora di continuare a segnare e di diventare la sua rete. Ora testa subito al Modena per la gara di Coppa Italia. Assolutamente, abbiamo poco tempo per recuperare, ma la testa deve andare subito lì. Quindi già subito da domani mattina cominceremo a prepararla. Buonasera, complimenti. Quanto è importante questa vittoria qui a Silvio Pioga di Vercelli per la vostra stagione? È tanto importante perché ci dà quella conferma in più a livello di gruppo, perché da fuori non può sembrare, ma nonostante non stessero arrivando i risultati, a partire dagli allenamenti la squadra ha sempre dato il massimo. Dall'inizio della stagione credo forse abbiamo sbagliato a livello di atteggiamento un tempo tra campionato e Coppa Italia e quando non arrivano i risultati sembra andare tutto male, in realtà la strada era quella giusta, quindi questa vittoria ce lo conferma e ci dà appunto morale, perché i tre punti che ci servono per andare avanti in classifica. Grazie. Sei stato protagonista anche involontario, diciamo, sullo scontro che è successo con il portiere. Volevo sapere da te un po' l'episodio, come l'hai visto, e se volevi spendere due parole sul titolo. Assolutamente, non so adesso come stia. Sì, sta bene, per fortuna l'ho messo a collare, ma sta bene. Ok, è stata una palla di mezza e mezza. Io in realtà non credo di essere stato a colpirlo, perché il difensore che mi ha anticipato, credo che lo scontro sia venuto con quello, però ho visto subito che è andato giù quasi a peso morto e ho visto subito che non aveva i sensi, quindi mi auguro che stia bene, che si riprenda il prima possibile. Mi dispiace molto di essere stato coinvolto in questo episodio. Grazie.